Patto per la salute, 3 miliardi e mezzo per i prossimi 2 anni e nuove misure per fronteggiare la carenza di personale. Formazione in medicina, avviata la riforma del sistema ECM. COGEAPS, eletto alla presidenza Enrico De Pascale. Confronto su medico e lavoro. Gli interventi dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali. Benvenuti al TG Sanità di Fronceo, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, Chirurghi e degli Odontoiatri. In primo piano in questa edizione il via libera da parte della Conferenza Stato-Regioni al nuovo patto per la salute che prevede uno stanziamento di 3 miliardi e mezzo per i prossimi 2 anni e una serie di misure per far fronte alla mancanza di personale medico e sanitario negli ospedali e nelle altre strutture territoriali, particolari nel prossimo servizio. Numerose e tutte di positivo impatto sul funzionamento delle strutture sanitarie e dell'attività sul territorio, le misure previste dal nuovo patto per la salute approvato con una notevole accelerazione dalla conferenza Stato-Regioni. In particolare, per quanto riguarda la carenza degli organici, si prevede di ammettere anche gli specializzandi iscritti al terzo anno del corso di specializzazione quadriennale e quinquennale alle procedure concorsuali per la dirigenza del ruolo sanitario e di prorogare fino al 31 dicembre 2022 la possibilità di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato degli specializzandi presenti nelle graduatorie concorsuali. Per gli specialisti in chirurgia di accettazione e di urgenza si valorizza il loro servizio maturato per accedere alle procedure concorsuali in tutte le specializzazioni possedute. Per far fronte alla carenza temporanea di medici specialisti in accordo con il MIUR si potrà consentire agli specialisti di rimanere, secondo le necessità dell'azienda, in servizio anche oltre i 40 anni ma non superando i 70 anni di età. L'azienda potrà richiedere di proseguire il rapporto di lavoro qualora non sia possibile reclutare nell'immediato nuovi specialisti. Provvedimenti questi valutati positivamente dal presidente di Fnamoceo, Filippo Anelli, che li considera un utile passo avanti per avviare a soluzione i gravi problemi di carenza di personale sanitario. L'approvazione del patto della salute chiude un ciclo di iniziative, di interventi a cui il ministro Speranza e il presidente Bonaccini si sono dedicati. E con la sottoscrizione del patto si certifica sostanzialmente la nuova attività del governo, che è quella di chiudere con i tagli alla sanità e di rifinanziare anno dopo anno attraverso un incremento costante il Fondo Sanitario Nazionale e quindi investire nella sanità. Ed è questo proprio il messaggio che viene fuori dal patto, investire nella sanità, il che significa sostenere i professionisti, sostenere i giovani attraverso l'inserimento dei giovani all'interno, dei giovani medici specializzanti all'interno del sistema produttivo, ma anche salvaguardare la carenza degli specialisti attraverso i pensionandi o i pensionati, una misura che noi consideriamo emergenziale e che dovrebbe essere sempre e comunque subordinata all'utilizzo dei giovani, la cui speranza naturalmente non può che essere quella di inserirsi nel mondo lavorativo. E ci sono importanti novità anche dal versante della formazione e dell'educazione continua in medicina. Infatti la Commissione nazionale presso il Ministero della Salute ha avviato il processo di riforma del sistema che dovrà concludersi entro un anno. Vediamo. A 20 anni dalla sua istituzione il sistema ECM sarà completamente rinnovato. A decidere di avviare il processo di riforma è stata nell'ultima riunione al Ministero della Salute la Commissione Nazionale per l'Educazione Continua in Medicina, presieduta dal Ministro della Salute Roberto Speranza e della quale il Presidente della Fnamoceo Filippo Anelli è Vicepresidente. Per avviare il processo di riforma che durerà un anno è stato costituito un gruppo di lavoro per la revisione e la valorizzazione del sistema
della formazione continua nel settore salute. Per la Flomoceo faranno parte della squadra che scriverà le regole dell'aggiornamento per i prossimi anni il segretario Roberto Monaco, il coordinatore dell'area strategica formazione Roberto Stella e il componente della Commissione Nazionale Albo Odontoiatri Alessandro Nisio. Il gruppo ha nome e gruppo di lavoro per la revisione e la valorizzazione del sistema della formazione continua nel settore salute. Sarà una commissione, un gruppo di lavoro corale dove ci saranno sia tutte le professioni inserite in maniera tale da dare proprio spazio a quella multiprofessionalità, a quella multidisciplinarità di cui il cittadino ha bisogno e quindi portare ancora di più la formazione a contatto davvero col settore salute e dando valore sempre di più a quello che è il criterio della formazione. La formazione per il medico, per l'odontoiatra, per il professionista della salute e l'operatore sanitario è fondamentale per poter dare garanzia e quindi valorizzeremo ancora di più questo aspetto. È fondamentale l'aggiornamento, è fondamentale perché permette al cittadino di essere tranquillo quando si trova di fronte a un professionista, che sia un professionista del pubblico impiego o sia un professionista della libera professione come sono gli odontoiatri. Quindi noi riteniamo che sia stato importante che ci sia stata questa presa di coscienza. Si parla di una vera riforma che prende atto di quali sono gli argomenti seri su cui un collega che sia dipendente o sia libero professionista deve approfondire la propria preparazione. La salute del cittadino davanti a tutto, soprattutto per noi liberi professionisti che facciamo di questo un punto d'onore. E per dare pieno corso alla riforma del sistema, la Commissione ha deliberato di mantenere l'obbligo formativo pari a 150 crediti per il triennio 2020-2022 e consentire l'acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2017-2019 sino al 31 dicembre 2020. Tra le altre novità, anche l'inserimento della formazione sull'utilizzo della cannabis terapeutica nella gestione del dolore tra le tematiche di interesse nazionale, con relativo bonus di crediti, e l'accreditamento dei percorsi multidisciplinari di sperimentazione clinica dei medicinali nei quali sia data rilevanza alla medicina di genere e all'età pediatrica. Un anno per riformare il sistema, questo è il mandato che ci ha dato il Ministro Speranza per riformare il sistema dell'educazione continua in medicina. Un anno per rivedere i meccanismi, per intercettare i nuovi bisogni formativi, soprattutto di quelle categorie che oggi sono non sufficientemente valorizzati, come il personale universitario, i ricercatori, ma tutte le nuove professioni che con la legge 3 hanno potuto iscriversi agli ordini professionali. Un anno quindi per raggiungere gli obiettivi del triennio formativo 2017-2019, tenuto conto anche della mole di lavoro che il COGIAPS, il Consorzio delle Professioni, ha dovuto affrontare per rispondere alle numerosissime richieste di aggiornamento dei dati da parte dei professionisti. Quindi il 2020 sarà un anno cruciale per la professione, perché per noi l'educazione continua significa qualità e quindi migliore tutela della salute per i cittadini. E in parallelo con l'avvio della riforma del sistema ECM si è proceduto anche al rinnovo delle cariche del COGEAPS, il Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie. Alla presidenza è stato eletto il direttore generale di Flonceo, Enrico De Pascale, che espone il suo programma di lavoro. Sentiamo. Il consorzio che gestisce le anagrafiche delle professioni sanitarie, che è un po' il cuore pulsante del sistema di certificazione dell'ECM, ovvero di certificabilità dell'ECM per tutte le professioni sanitarie, ha rinnovato i propri organi di governance mettendo me alla presidenza del consorzio per il prossimo periodo. Sarà una fase particolare perché all'attività ordinaria, che è quella della gestione ai fini dello smaltimento
di tutte le pratiche che oggi in qualche maniera si sono accumulate in seno al COGIAPS, sarà necessario anche ripensare l'assetto giuridico, perché il consorzio ha una sua naturale fine al 31 dicembre 2020. Quindi avremo da gestire una fase straordinaria nell'ordinario per smaltire gli arretrati e straordinaria in senso stretto, perché bisognerà individuare la migliore forma giuridica possibile in vista di un rinnovo dell'attività, della missione del consorzio o di quello che sarà l'ente giuridico preposto alla gestione dell'anagrafica. La Federazione intende ribadire con forza e con convinzione il proprio impegno a che siano le professioni sanitarie a gestire le anagrafiche, senza delegare a nessuno esterno alle professioni questa funzione. Toccherà a noi realizzare operativamente questo disegno politico. E intanto prosegue il confronto aperto dall'ultima sessione degli Stati Generali della professione, dedicata al tema il medico e il lavoro. A dare il loro contributo al dibattito i rappresentanti delle più importanti organizzazioni sindacali. È stato un confronto pacato, ma allo stesso tempo appassionato, quello che ha visto succedersi alla tribuna degli Stati Generali della professione medica gli esponenti delle maggiori organizzazioni sindacali del settore. Un confronto appassionato che ha messo in luce l'esigenza di andare al fondo dei problemi, affidando a FEMOCEU un importante compito di guida e di coordinamento. La richiesta di fare chiarezza circa i fondi destinati al miglioramento dell'assistenza da parte dei medici di famiglia è venuta dalla segretaria generale della FIMG, Scotti. Il contratto convenzionato non sottopone il medico convenzionato al potere autoritativo da parte dell'azienda sanitaria. Questo descrive, a mio avviso, rispetto al contratto che noi viviamo, nei limiti dell'evoluzione contrattuale che ci spinge sempre di più rispetto alla subordinazione, che quello sia il contratto che mantiene le massime autonomie a garanzia del paziente, nel senso che il medico di famiglia non risponde a un ordine di servizio, non può rispondere a una dinamica imposta da un sistema gerarchico, seppur riconosciuto all'interno. Noi nel rapporto con la dirigenza aziendale abbiamo modelli di coordinamento, non di subordinazione. Per cui si deve raggiungere insieme un obiettivo, qualora questo è stato condiviso e si ritiene da tutte e due le parti che sia anche a vantaggio del paziente, perché molti dimenticano che noi sopravviviamo come categorie sulla base della scelta del paziente, perché è la scelta del paziente che mi dà reddito, che io investo sia nella valutazione della strumentazione delle logistiche, sia per ottenere ovviamente il mio riconoscimento professionale. E quindi in qualunque tavolo, in qualunque condizione, quel medico deve tenere sempre profondamente collegato alle scelte, ai compiti, alla possibilità di coordinarsi su alcune azioni che sono significative, considerate l'appropriatezza e la sostenibilità. Però poi dovremmo decidere se si parla in quel caso, che è uno dei problemi più seri, di appropriatezza e sostenibilità economica o appropriatezza e sostenibilità assistenziale. È chiaro che noi siamo tesi alla seconda, certamente non alla prima, soprattutto quando diventa un problema di finanza e non di economia. Preoccupazione per le condizioni in cui svolgono la loro attività i medici ospedalieri è stata espressa anche dalla segretario dei medici ospedalieri CIMO, Sergio Barbieri, che si è soffermato sulle gravi carenze di molte strutture e sulla necessità di superare le distanze tra le diverse carenze territoriali. Il problema essenziale è questo: il medico negli ultimi decenni, oramai dire, ha abdicato al proprio ruolo di incidere nell'arena sociale e politica. Quindi i disegni che si sono susseguiti di modifica del Servizio Sanitario Nazionale sono stati gestiti senza che la voce dei medici fosse sentita. Questo cosa ha provocato? Ha provocato nei medici un grosso scontento, ma la colpa è anche loro che hanno abdicato a questo ruolo. Per esempio, dicevo che negli Stati Uniti 100 dei migliori ospedali su 6.500 sono gestiti in maggior parte da medici, cioè il direttore generale è un medico. E questa percentuale diventa ancora più significativa se si pensa che solamente 200 dei 6.500 sono gestiti da medici. Quindi vuol dire che una grandissima quantità di ospedali gestiti da medici ha un grande livello di cura. Questo perché? Perché se tu sei medico e dirigi una struttura come un ospedale,
allochi meglio le risorse che hai. Cioè non pratichi la politica del razionamento, che è quella che si fa abitualmente quando uno è un economista. L'economista ha una determinata situazione, deve tagliare le spese, le taglia in maniera lineare perché non ha le competenze, le capacità di indirizzare le risorse nei canali più appropriati. E al contrario del razionamento c'è quella che negli ultimi anni è stata definita la medicina parsimoniosa, cioè un tipo di medicina attenta anche al risparmio, ma che è in grado di incanalare le risorse là dove servono. Magari è necessario tagliarle molto di più da una parte e potenziare da un'altra. Questo purtroppo chi ha laureato in economia non lo sa fare, non lo può fare perché non ha mai lavorato come medico in ospedale. Questo essenzialmente era il concetto di base. L'importanza dell'attività svolta sul territorio dai medici specialisti è stata sottolineata dal segretario generale del SUMAI, Antonio Maggi, che ha rivendicato il valore dell'autonomia professionale dei medici a contratto e ha invitato tutti a superare le distinzioni tra le diverse categorie, auspicando in prospettiva una maggiore coesione delle diverse componenti sindacali per avere, con un nuovo approccio unitario, un peso maggiore nelle trattative. La progettualità sindacale non può essere staccata da quella che è la progettualità dell'ordine, perché l'etica della professione è legata proprio in maniera molto vincolante a quelle che sono poi, diciamo, le attività che un medico fa nell'ambito della sua professione, perché l'etica è legata per forza alla professione, quindi in tutti i sensi e con qualunque rapporto giuridico questa professione si svolga. L'altra cosa è un appello all'unità anche per quanto riguarda l'autonomia professionale. Noi ci siamo laureati in medicina e quindi noi dobbiamo fare i medici. E sul nostro campo sicuramente siamo vincenti, perché il medico fa il medico e lo deve fare nel migliore dei modi. Se noi andiamo su altri campi, che siano quelli di economico-gestionali, ovviamente il medico che non è nel proprio campo sicuramente non è vincente. Non è per quel motivo che uno si è laureato in medicina. Il medico deve essere professional, deve far valere la sua attività professionale, non quella di poter dare le ferie agli altri, che non è quello il compito del medico. Un medico deve essere utilizzato al massimo perché il cittadino ha necessità del medico per risolvere i problemi di salute, non per risolvere i problemi organizzativi. Bisogna scindere le due cose. Se noi riuscissimo tutti quanti a comprendere questo fatto, ovviamente andremo avanti. Per quanto riguarda il SUMA, niente, il fatto del SUMA, come al solito, è un discorso che nasce un po' dai tempi, perché guarda caso è, diciamo, trattato generalmente dalle istituzioni, dalla pubblica amministrazione, in maniera un po', diciamo, vista un po' di sguincio. Perché? Perché ovviamente in quelle attività che di fatto si svolge all'interno del Servizio Sanitario Nazionale con delle norme che garantiscono, diciamo, l'attività, nello stesso momento però non è vincolato da vincoli gerarchici, quindi mantiene la propria autonomia. E questo fatto chiaramente dà fastidio a chi governa, diciamo, le aziende, senza rendersi conto che invece potrebbe essere proprio un valore aggiunto, perché proprio quella è l'attività che il paziente richiede, cioè proprio l'attività specialistica. Il fatto di non aver, diciamo, centrato anche in prospettiva, in progettualità, questo tipo di attività poi ha creato questa desertificazione in ambito territoriale degli specialisti negli ultimi anni, che guarda caso, non lo voglio dire, ma si lega automaticamente alle liste d'attesa. E se noi improvvisamente e rapidamente non risolviamo questo problema, le liste d'attesa si aumenteranno notevolmente, perché le liste d'attesa sono per prestazioni di natura specialistica. Insieme a tutte le altre categorie, sia per l'acuzie semplice che per le cronicità, che per le acuzie gravi, ovviamente dobbiamo mettere insieme medici di medicina generale, specialisti ambulatoriali e specialisti ospedalieri, ognuno per le proprie funzioni, con un sistema di vasi comunicanti per quanto riguarda i pazienti, metterli in rete ed evitare la burocrazia. E la burocrazia si evita se noi siamo gli attori principali, se noi messi in rete facciamo saltare tutti quegli step burocratici come il CUP ad esempio. Il CUP crea le liste d'attesa. Il medico, parlando con l'altro collega, sicuramente c'è un esame appropriato, sicuramente fanno insieme sintesi clinica e il paziente ne giova perché non deve girare e quindi ne ha risolto quelli che sono, diciamo, le risposte di quelli che sono i suoi bisogni di sanità. Dello stesso tenore l'appassionato intervento di Costantino Troise in rappresentanza della NAO Assomed. Se vogliamo garantire un futuro alla sanità dobbiamo investire sul lavoro professionale, che è la vera leva del cambiamento. Perché il capitale umano è il capitale più prezioso, anche il più costoso di ogni azienda, ma il punto vero è che questo costo vogliono tagliarlo in tutti i modi. A pagare il lavoro al massimo ribasso, non sostituire i medici quando vanno in pensione o quando vanno in maternità,
pretendere che siano surrogabili da altre professioni che hanno l'unico vantaggio di avere un costo unitario più basso. Peccato originale è un costo che lo Stato pretende di pagare al massimo ribasso ed è una perdita di ruolo che si traduce anche nella crescita del punto formativo, nella crisi di occupazione dei giovani, nella fuga dei giovani, 1.500 vanno all'estero ogni anno, ma anche nel tentativo di evitare quelle che sono le attività più disagiate e più rischiose. Basti pensare alla difficoltà di trovare i medici per il pronto soccorso. Recuperare la nostra autorità sul lavoro è un passo assolutamente essenziale. Pensare a modelli organizzativi che tengono insieme ospedale e territorio, non un prima e non un dopo, ma due facce della stessa medaglia, da pensare nello stesso modo, è una necessità per la sostenibilità del sistema sanitario italiano come un bene comune, forse il più prezioso, che abbiamo costruito in questi anni. E per concludere, gli auguri di buone feste del presidente Filippo Nelli, del presidente Raffaele Iandolo e del ministro della Salute Roberto Speranza a tutti i medici e odontoiatri italiani. Auguri a tutti i medici, auguri in particolare ai giovani, a quelli che vogliono attraverso la professione cambiare il mondo, grazie ai valori del nostro codice. A tutti coloro che sono in difficoltà, che stanno nell'imbuto formativo, che vorrebbero continuare la loro attività e che non possono per carenza di borse. Auguri a tutti i nostri anziani che continuano a essere iscritti agli ordini, che continuano a credere che la professione è una missione che dura per tutta la vita. Auguri a tutti quelli che oggi assicurano i servizi, quelli essenziali, quelli nei pronto soccorso, quelli che sono in guardia medica, che sono soli di notte nel assicurare i servizi. Insomma, auguri all'intera professione, che il 2020 sia un anno di svolta. Quest'anno 2019 è stato un anno di grande lavoro, ma anche di grandi risultati. Quindi siamo contenti di quello che è stato fatto durante l'anno, ma siamo già proiettati verso l'anno prossimo. E quindi attraverso questo messaggio vogliamo dare gli auguri di buon 2020, sarà un anno sicuramente di lavoro come il 2019 e speriamo perlomeno con gli stessi risultati ottenuti durante il 2019. Quindi auguri a tutti gli odontoiatri italiani, buon Natale e auguri di buon anno a voi e alle vostre famiglie. Buone feste a tutti i medici italiani. È chiaro che tanti di voi lavorano anche durante le feste ed è fondamentale che sia così, ma spero che questo Natale e soprattutto l'anno nuovo, il 2020, sia un anno importante dove insieme possiamo fare di più per realizzare i principi dell'articolo 32 della nostra Costituzione. Intanto grazie, grazie per quello che avete fatto finora, grazie per quello che fate ogni giorno. Io proverò ad affermare l'idea di uno Stato che si prende cura delle persone che si prendono cura di noi. A presto, buone feste, buon Natale, buon 2020. Bene, anche noi ci uniamo agli auguri di un sereno Natale ai medici e agli odontoiatri che seguono questo nostro TG e diamo appuntamento a tutti al prossimo lunedì. Buon Natale!